versetto, andiamo. Fresia, non apri, sei sta, hai ricevuto bene. Macchioni palleggia bene. Prepari la rincorsa e muovi il culo in attacco. Invece no, ti sei chiamato apri per fare questa apertura. E poter attaccare i piedi a terra, come piace a te. Giusto. Questa è una cosa molto giusta, tu devi preparare, vai la palla, va a rete, tu devi prepararti a saltare. Ma non lo devi, questo devi allargare, brutto stronzo di merda, quello che ti sto dicendo. Devi muoverti e fare in corsa, visto che non la fai mai, perché non la fai mai, non è una scusa. Bella la Fresia, no, ricevi dritto e attacchi dritto. Non ho capito perché Forno ha staccato, ma ti giuro bastava mettere un mignolo per muovere quel pallone, eh? Cioè, da tanto che era scontata la direzione d'attacco. Ma se no gira dietro una volta, fai qualcosa di diverso dal tuo solito nulla. Giusto, mi piace così. Hai visto che ero all'interno o l'hai fatto a caso? No, ho visto all'interno, non ti stavo per attaccare. Ottima difesa, Mattioli, bravissimo. 3-1. Grazie. Parli. Ce l'ho. Baci con due mani, Fresia. Con giocatori che sono più alti di te, Fresia, con giocatori che sono più alti di te, tu devi giocare a perderlo il contrasto, perché tanto ti va sopra, ok? Quindi tu devi andare lì a contrastare, però per togliere la mano e andarci il bagger, non a spingere, non ha senso, lì è più alto, vince per forza. Foroni, il tuo scopo quando sei a contrasto non è andare a contrasto con Fresia che non ti raggiunge, è mettergli a fondo del campo. Quindi non così il braccio che va in giù, in avanti. Molto bene, anche se è perfetta. Fresia, preparati per la rincorsa d'attacco. Anche te, ti chiami la palla e passeggi senza rincorsa. Perfezione assoluta. Non è questa la palla su cui devi avere qualcosa. Questa è un'ottima palla, questa casca ad ogni livello. È le palle che ti cascano a mezzo metro dal piede su attacco forte di Fresia che sono un problema. Perché salti? Perché porco Dio? Ma fai un passo e la poi, fine! La devi ammortizzare una ricezione. Cioè, batte dal sotto, Dio Cristo, che ne è tutto? Dai, ti metti una mano in culo anche a te? Ti levo un cilindro fecale? No, è doppia, porco Diaz! Ci devi entrare bene, stavi palleggiando bene perché eri concentrato sui piedi. Ora ci sei andato un'ora prima a prendere la palla sotto il mento e ti hanno tirato così. 5-3? Sì.
bellissimo. Dai, Fresia, Fresia! Fresia! 5. Non hai fatto la rincorsa d'attacco. Oh, lì, in quella situazione lì di difesa, lui ti chiama parabene, tu devi essere basso di gambe, non di schiena, se no la palla la spingi a cazzo. Lì bastava che ti desse una palla data dalle gambe in alto, lui c'entrava in corsa diagonale e attaccava, senza che vada sulla cosa. Leo, la posizione è tutto giusto, ma ti prepari per fare in corsa da così e poi non la fai. Cioè, devi essere carico per attaccare questo pallone, non puoi tirare forte saltando sul posto, non hai né il fisico né l'altezza per poterlo fare, si vede. Cioè, è uno spreco perché è un'azione bellissima era. No, 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 che fai? Che fai? Però, Macchioni, una cosa importante. Hai chiamato uno da lì, corretto, però devi andare in diagonale e tagliare con questo per mettere forza. Se tu ci vai dritto è un casino. Cioè, il vantaggio della ricezione lì, con schema 1, è che tu puoi fare la tua rincorsa diagonale comunque e avere tutto il campo. Se ci vai dritto perdi questo vantaggio. Tra l'altro mandi in confusione anche quell'altro. Sei già sotto la palla, Macchioni, cioè sei già sotto la rete, scusa. Fresia, Fresia, non da sotto il mento, con la gamba in avanti. Però Macchioni, aspetta, la 5 fa tutta la rete, cazzo, c'hai 8 metri, Dio santo, ce la fai a fare 3 metri prima che la palla faccia 8, eh? Sei già sotto il pallone con chiamata aperta, senza rincorsa, per attaccare piedi a terra o saltare sul posto male, ed è un perché tu la apri, non la sai attaccare, è inutile che incontri in sistema ad attaccare, chiama una palla più veloce. Uno.
devi prendere palle in gioco. Non è così, perché questo è uno sport, non è la palla a volo. Fallo enorme su e tirate fuori. Io ragazzi non vi capisco, giuro su Dio. Ma che problemi ci avete? Ma cazzo, ma li dovete ammazzare quando c'è questa situazione qui, non ridargli il vantaggio. Doppia. Fresia. Sei lì. È entrato in palleggio perché c'è la palestra. Ma chiama una 5, gioca aperto. Smetti di giocare al centro del campo, col vento al centro del campo vuol dire che una parte del campo non ce l'hai. Tu devi giocare in 3 metri di campo invece che 8. Molto bene. È il solito errore del cazzo. Non è una 5, sei indietro di schiena. È trattenuta questa. Leo, il solito discorso. Hai chiamato aperto da un'azione di controgioco. Voglio che la palla, se sbagli, vieni di qua nel campo. Non a 2 metri si ridà in bagno, perché non serve un cazzo. È trattenuta ancora. Eh sì. Tu vai giù di schiena e per non farti cascare la palla fai questo, ma devi stare dritto e da qui la spingi in alto, basta. Però Macchioni, devi toglierti questo bruttissimo vizio che c'hai, ok? Ti levano la palla, vai a sbagliare perché incoscientemente dai la ripicca. No. Ok? Perché è una cosa che si vede molto, anche da qui si è vista molto. Ti ha levato la palla, hai fatto di tutto per palleggiare male, perché ti sei buttato in ginocchio, che non lo fai mai di buttarti in ginocchio in palleggio, perché hai saltato per prendere la palla e tra l'altro sei rimasto con le spalle neanche a fare palleggio laterale, ma direzionate verso il muro. E non le fai mai queste 3 cose quando palleggi, non le fai mai. Perché io ancora in 2-7 non ti ho ancora visto palleggiare così. In 2-7. Ma non ci sono arrivato, grazie. Me lo sono trovato qua, l'ultimo cosa faccio? Quindi ci sale che ti butti in ginocchio. Palleggia correttamente anche se avevi ragione che quella palla era tua. No, ma davvero? Ok? Non l'ho fatto. E io non ti do nessuna colpa, però questo è quello che si trasmette da fuori, te lo posso assicurare. Fresa, non gli incentrai sotto per dare rotazione alla palla, ti blocchi e la porti al tuo fianco, è quella la tua perfetta, perché vedi lui che ti esce da questo braccio e lui l'attacca. No, sono più due e cambio palla vostra, sì. Sì, ma battuta sbagliata, trattenuta e il punto di Macchioni, quindi sono più due. Avete preso vantaggio che sono cadute di testa, mi raccomando adesso. Ok, non avete vinto. Che voglio che questo sia chiaro, quindi la minima cazzata vi fanno il culo.
Siamo 6-4. Bellissima. Bellissima. Questo è come si attaccano i palloni e si alzano i palloni. Perfezione assoluta. Macchioni, da lì sistemi ancora meglio se ti allarghi ancora di più fuori dal campo per tenere la diagonale sulla 5. In modo che poi quando porti dentro il braccio lo scarichi dritto e non di extra. Proprio dritto per dritto. Il difensore deve esplodere. Deve diventare una pozzanghera di sangue. Fredda, una cosa importante, ok? Questa, che tra l'altro questa può anche succedere. Il giocatore di muro su ricezione sbagliata, quindi attacco di seconda, è utilissimo, esattamente con suo parte di carattere, per fermare gli attacchi di seconda. Nel senso che va a finirsi qua, ok? Non staccare, salta quanto che prende la palla, non ti rimbalzo, ok? Se la tira a sé, se non riesci a fare niente, devi tirare la palla, se non riesci a fare la palla, e senti delle tutte le cose. Ma che non è così fatta? Perché non mi casa che io sto facendo così a una macchina. Leo, questa gente fa, basta andarci con il mondo su Dio Santo. Tieni il comando di dietro la ruota di frontale, quindi si sente come non c'è più sentito. Anche adesso, c'è il titolo, mi sento vedere che fa. Ma che è sta roba? 7-5. Doppia! Hai alzato le gambe, eri così messo bene, hai preso la palla e fatto così e l'hai ritirata su. Sono due tocchi, ragazzi. Nove, cinque. Mi fate il cambio campo anche. Cioè, dovete evitare di sbagliare le battute sul cambio del campo, perché vuol dire anche cambio vento. Significa che in una situazione qualsiasi in cui voi siete in vantaggio, siete a vento buono, cambiate di là, ci sta cosa da prendere perché siete gli stronzi, avete sbagliato una battuta. Fateli giocare, al massimo fanno punto, ma fateglielo fare loro, non sbagliamo le battute sul 9-5. Che non sono nemmeno forzate. Bravissimo, bravissimo. Questo bravo. Fresia, lo stacco un po' più convinto, per favore, perché è così che ti muovi il rallentatore, per il difensore è un dramma, eh. 20-16. Ecco, ora, mostri di merda, sul 20-16, ok, potete forzare la battuta, cioè avete tre match point, perciò se una battuta ve la forzate anche liberamente per fare este, tipo di quelle che tocca un altro passo, un forzo a riga e esce fuori, non è mica un problema. A quel punto va bene. Sono loro che devono fare qualcosa in più. Posto. Coppia sotto pressione, forzi la battuta, sono molto rigidi in ricezione, normalmente succede questo, ma succede sempre a tutti i livelli, non solo al vostro.